Sì, benvenuti a un nuovo episodio con il Salford City. Stiamo calando nella fase qui della dirigenza, non è molto contenta della nostra situazione. McFarlane che mi scrive ancora. La non perdo. Mi aspetto di più di te, almeno stai canato a fare meglio. Comunque, stavo dicendo, la situazione non è delle migliori per. Cioè, riguardando la sfera della dirigenza, non, cioè, i motivi li so, però non so anche che non riuscirò a soddisfare tutti. Avanziamo, avanziamo, ragazzi, arriviamo al primo di, anzi al 2, tanto cambia poco. Perché tanto inizia il mercato. E iniziando il mercato io devo. Allora, la prima cosa che farò sarà quella di cioè di svincolare, di mettere sul mercato purtroppo, ragazzi, Gabrić. Lo metterò sul mercato. Poi, allora, prima cosa, ragazzi, quindi mettere in prima squadra Gabrić. Seconda cosa, offerta, vabbè, per Gaffney, ma vabbè. Poi, ab mercato. No, ab mercato, mi sono sbagliato. Rosa. Ab rosa. Non so quanto vale, ma purtroppo lo vendo. Perfetto. Ah, ma aspettate una cosa, non mi è venuto in mente. Ma io ho Vrorek in prestito. E avevo deciso di darlo in prestito un anno, giusto? Quando è che torna? Allora, potrei anche richiamare. Cioè, lui ha solo 63. Che tristezza, comunque, che tristezza. Comunque, Vrorek, ragazzi, tornerà assolutamente, mi serve. Visto che non potrò comprare giocatori, comunque sia almeno una novità. Cioè, allora andiamo a giocare contro il Wigan Athletic. Per il secondo anno di fila li incontriamo in FA Cup. Stavolta giochiamo a casa loro, giochiamo al DW Stadium, uno stadio che conosciamo alla perfezione. E visto che è l'ultima, cioè visto che siamo solo qui in coppa, cioè ci è rimasta solo questa coppa. Visto che sia in Carabao che in Leasing siamo stati buttati fuori, direi di dare il massimo per questa coppa. Quindi, miglior formazione. Sì, miglior formazione possibile e via, si va a giocare. Forza raga, ci aspetta una bella sfida. Tutto pronto, ragazzi, siamo al DW Stadium, siamo qui a giocare contro il Wigan Athletic. Il Wigan non so come sta andando in campionato, nella realtà probabilmente retrocederà quest'anno perché non sta giocando bene, non sta facendo bene. Ha dato via qualche giocatore importante, mi viene in mente Max Power, Will Grigg, boh, non è il Wigan dell'anno scorso comunque, che si è salvato e si è salvato in modo molto tranquillo. Comunque, 3 gol nelle ultime 3 partite per Jesus Ferreira che è in formissima. Speriamo di purgarli oggi proprio con lui, ecco. Quindi ho trovato il giocatore del Wigan che non. Boh, non ho capito chi è. Comunque si incomincia. Raga, mi raccomando, bisogna stare veramente in campana. Attenzione, 10 euro. Se ne va! Jesus Ferreira! La rete del Salford con Jesus Ferreira. Ma dato il varco lì, non so che cazzo hanno fatto i difensori del Wigan, si sono tipo addormentati. Gli serve da una bella palla, lui guscia via praticamente, poi con un destro fulminante brucia il portiere Marshall. Ferreira ancora in gol, credo che ormai raga abbiamo capito che Ferreira è on fire, nel senso che finalmente è entrato nei meccanismi, nei miei meccanismi, e non ci resta che farlo giocare perché abbiamo trovato finalmente il Rooney della situazione di quest'anno, chiaramente anche più forte. Attenzione qui, ha fatto fa tutto.
Gli ho fatto fare tutto. Che cazzo è? Jacobs? Jacob, anzi. Niente, qui se n'è andato pure qui perché pensavo la passasse, invece miau. Sì, è Jacobs. Niente raga, dura un 4 minuti il nostro vantaggio. Attenzione, Kyo Nien, mette ancora una palla per Jesus Ferreira, scusate. Jesus Ferreira, ancora lui. Il nostro bomber. Ormai è lui, si è capito. Bravissimo Nien qui, darla in verticale per lui. Pensavo che fosse troppo tardi, invece no. Ancora in gol. Il gol di Jesus Ferreira. Doppietta. Attenzione, Bayern. Cross tutto solo, traversa. È andata bene. Andata bene qua, raga, eh? È stata molto bene. Che niente. La vuole mettere. Lo fa Jesus Ferreira. Che aggancio e che gol. Tripletta. Tripletta. Grandissimo Nien. Bel cross. Lui aggancia. Fa fare un rimbalzo e poi con il destro la schiaffa dentro. 3-1. Grandissimo Jesus Ferreira. Penso dopo questa tripletta qualcuno lo vorrà. Già da questa finestra di mercato, ma Jesus Ferreira è incedibile a qualsiasi prezzo, almeno cioè almeno sì, almeno per quest'anno. Poi si vedrà chiaramente che offerte arriveranno, se sono irrinunciabili. Però quest'anno sì, perché se, penso che se diamo via lui in attacco non segniamo più. Cioè, proprio è finita. Watford, brutto destro, poi. Bravissimo qui. Kai Kai. Palla buona. Di essere qui, Madonna, Svizzera. Tiraccio. Molto spazio davanti a sé. Di essere quello, prende tutto. Poi l'appoggia per Wagnumann. Io non c'ho parole, gliela passo. Bravo Smith qui a lottare. Prende avanti. Di Serie Guay nasconde la palla e la dà Towel. Towel la dà. Di Serie Guay fuori. Non ci credo. Ma come cazzo fai a tirarla fuori da lì? Ma manco la porta hai preso. Bella qui la palla per Wagnoman, che gol! 4-1! 4-1 a casa del Wigan, ragazzi. 4-1, ma qui grandissimo gol. Ha fatto un gol difficilissimo. Di sinistro, palo rete, cioè sul secondo palo l'ha tirata. Avevano, cioè veramente lo specchio era pochissimo. Perfetto, raga, perfetto. Guardate che conclusione. Applausi, applausi per Wagnumann, non segna magari mai, però quando segna fa bei gol. E finisce qui raga, trionfo del Salford, 1-4 a casa del Wigan. Mamma mia, Ferreira si prende il pallone, veramente Ferreira 3 tiri, 3 gol, altro che di essere UE. Raga, superiamo il terzo turno di Coppa. Ok raga, c'è Wagner che mi rompe il cazzo, eh sì, Wagner, Bakaric che vuole giocare di più, non è a rischio, gli dico, vuole giocare un po' di più,
entrambi, sia Stefanak che Moncrief. Ma questo che giocatore è? Aspettate un attimo, che sono rientrati due giocatori dai prestiti, ma io li trovo inutili. Allora, Moncrief, tu hai 20 anni, per carità, vai via. E Stefanak. Oh, raga, a sto punto do via Stefanak, perché questo è troppo forte. Cioè, piede debole 5, mossa abilità 5. Non lo posso dare via a Gabbric. Certo, nel nostro modulo la difficoltà troverebbe spazio. Mo' vediamo. Comunque darò via Stefanak. Farò un po', forse un po' meno soldi, ma sti cazzi. Ok, abbiamo partito Doncaster di campionato finalmente. Facciamo la conferenza stampa. Okay, welcome everyone. Thanks for coming. We're going to start with questions now. Andando oltre le aspettative, ci sono tutti i presupposti per conquistare la promozione. Riuscire a dare continuità a questi risultati? Me lo auguro. Daremo continuità alle nostre prestazioni. Il segreto sta nel mantenere un atteggiamento positivo. Ferrucci, crede che la formazione Doncaster Rovers abbia qualche chance di battere la sua squadra? Può essere, che cazzo ne so io. L'assistenza così bella. Le vittorie non sono mai scontate, anche se stiamo attraversando un buon momento di forma. Il Doncaster Rovers che andrete ad affrontare qua all'ultimo posto in classifica. C'è il rischio secondo. Queste sono le partite più difficili. Guys, we're now out of time. Thanks for attending. Apologies if you were unable to answer Sono our ultimi, questions. madonna, che tristezza. Vabbè, pazienza. Tutto pronto, ragazzi. Siamo. Da loro dovremmo stare, sì. Siamo al Kibbutz Stadium, Doncaster Rovers Football Club è ultimo in classifica, retrocederà, a meno che non ci siano miracoli sportivi, ma dubito. E per il resto niente, è una partita complicata perché secondo me se li prendiamo sotto gamba rischiamo di non vincerla. Soprattutto se facciamo le nostre solite boiate. Quindi cerchiamo. Oh, ma hanno Rhys James, cazzo! Cazzo, ma questo era un bel giocatore. Che finaccia che hai fatto. Comunque fa un botto freddo se vedete bene. Via, si parte, battono loro. Speriamo bene, raga. Speriamo in una nostra vittoria. Come sempre. Taylor. May. Ancora per Taylor. Oh, attenzione, attenzione. Esci Stack, niente. Niente, la prima occasione becchiamo subito gol. Clamoroso. Ci ha segnato qui signor Platinette. Porca puttana, ma ci siamo presi gol da coglioni proprio. Io che continuo a far giocare quel cazzo di Clark Salter. Maggior Gomez, porca troia raga, il primo a fondo subito in gol. Incredibile, manco la palla avevo toccato ancora. Bene, qui se ne va. Se ne va Wagnumann. Che mette la freccia. Palla buona. Il sinistro fuori, non ci credo. Un errore clamoroso, come sempre. Davanti la porta, ma fuori, ma fanculo. Manco la porta mi hai preso. Che palle. Errore clamoroso. Ancora Taylor. Finta. La mette. Prova il grosso Nien, il destro. Bella qui la palla, attenzione. Palla buona, ma che palla di merda. Attenzione, il sinistro. Bakarić, miracolo e poi gol. Jesus Ferreira. Alla terza conclusione. Che tentiamo, troviamo il gol. La prima era questa. La seconda di Bakric, clamoroso la parata e poi grandissimo, grandissimo Jesus Ferreira. Che si trova sempre al posto giusto e non sbaglia mai. Che tutto scordinato, cade pure per terra. La mette dentro e sigla il suo 11° gol in campionato dovrebbe essere.
Confermi? Confermi. Molto bene, pareggiamo, non dico subito, ma quasi. Pareggio piuttosto meritato. Abbiamo fatto due affondi. Fortunatamente abbiamo trovato quel subito. Comunque loro in attacco non sono male perché hanno alcuni giocatori che meritano. Oddio, questo è impronunciabile. Attenzione però, sono al limite dell'area. Caricano il destro! Stack! Grandissimo stack su Crawford. Che con l'esterno aveva quello, anzi quello pieno, sì, un po' di esterno. Attenzione, Taylor, il cross, c'è cioè stack. Bene qui. In avanti. Palla buona. Di serie. Tenta il dribbling di essere uno. Ma come cazzo hai fatto a tirarla fuori? Come cazzo hai fatto? Io non ci credo veramente. Non ci credo, era più difficile tirarla fuori. Ci credo, guarda. Ha avuto due occasioni clamorose per segnare, neanche la porta ha preso. Almeno qui ha fatto tutto da solo, non posso dirgli più di tanto. No, non l'ho vista più sta cazzo di palla. Taylor. Mamma mia, che brutto rinvio. Mamma mia, Crack Salter, fai proprio cagare comunque. Mamma mia. Era corner. Come fallo? Ma ha tirato. Una brutta punizione qui. Dai 20 metri, Sadlier. Parte Sadlier! Miracolo di Stack! Super miracolo! Palla in mezzo ancora, Stack! Mamma mia, stiamo dormendo un botto! Via sta palla, via! Qui riusciamo ad andare via molto bene. Bakaric è stanchissimo, si è fatto tutto il campo. Poi infatti me ne è messo giù, non c'è fallo, non c'è niente. Nolli, Nolli! Mamma mia, per fortuna. Mamma mia, che cazzo ho fatto pure io. Sto mezzo ombrieco. Qui riusciamo ad andare via. Che sfiga. Pagroman. Vedo Jesus Ferreira. Attenzione. Palla in mezzo. Porca troia, non ci credo. Palo. Ho preso palo pieno. Non ci credo. Ma come cazzo si fa? Che manco loro lo sanno. Rooney. Attenzione. Palla buona. Rooney! Adam Rooney! 2-1 Selford, non ci credevo più, neanche io. Ma all'ultimo respiro la portiamo a casa. Ancora un altro gol per Rooney. Finalmente ha ritrovato un po' di forma e giocherà lui a posto di quel cesso di Désiré Houé che non segna mai. Mamma mia raga, mamma mia, Adam Rooney quindi. Ok, via 2-1 raga, il risultato è difficile questa partita, era difficile, l'abbiamo portata a casa, molto bene, l'importante era vincere. Continua la nostra bella serie positiva, non so da quante partite che non perdiamo, ma so veramente tante. Please, yes. Ognuno sta dando seguito al suo ottimo periodo di forma. Che domanda è? Vabbè. Deve continuare così.
Abbiamo bisogno che ogni anno continui a esprimere i suoi, su questi livelli il più a lungo possibile. Ho già fatto bene, ma riuscire a confermarsi è ciò che ho bisogno. Vabbè, se possiede imbattuta fin qui. Mi fa l'iguana. Pensa di riuscire a perseguire questa sizia? Diciamo che siamo imbattuti. Siamo imbattuti per 7. Mazza, sono 7 partite, raga, che non perdo. 7 partite è tanto comunque. Però FIFA te la tira apposta, secondo me. Gli ultimi minuti un po' fortunati, d'accordo, beh sì. Sì, direi che siamo stati un po' fortunati. Fortuna ci ha aiutati, sì. Sarebbe potuto finire di assenza, sono felice per il risultato e per la prestazione della squadra. Perché non arrivano le offerte giuste? Torrey mi serve quest'anno, non lo posso dare via. Com'è la classifica, scusate? Ok, siamo quinti a 4 punti dall'Oxford, che ha superato l'Accrington. Coventry a pari merito. Però il problema, raga, è che il secondo posto è difficilissimo da acchiappare. A 6 punti, che non è. Non è tutto sto. No, 8 punti, che cazzo dico? 8, che se magari sei. 8 punti, è complicato, È veramente complicata la cosa. Però se continuiamo così, secondo me abbiamo tutte le carte in regola per farcela. Primo torneo, oh, finalmente. Gabriel non lo do via, quindi non mi rompete il cazzo. Ok raga, ultima partita di quest'oggi è contro il Fleetwood Town, che è 12esima, metà classifica con 37 punti. Ci dista 12 punti. Insomma, se vogliamo sperare in una promozione diretta, raga, dobbiamo continuare di questo passo. Siamo veramente uno schiacciasassi in questo momento. E vediamo come andrà oggi. Tutto pronto, ragazzi. Siamo finalmente al Peninsula Stadium. Oggi solo questa partita. Giochiamo in terre, anzi in mura amiche. Vabbè, raga, veniamo da un periodo veramente florido, però non dico nulla perché potrei portare iella, quindi me ne sto zitto e speriamo di portare a casa bottino pieno oggi contro il Fleetwood Town, che fra l'altro l'andata è l'ultima partita che abbiamo perso, quindi dobbiamo vendicarci assolutamente. Burns, prova a metterla il cross. Che cazzo? Mamma mia, mi sono cacato addosso. Hunter. Attenzione. No, no, no. Miracolo qui. Sto soffrendo. Qui Towell. Vedere. Dai che qui sbagliavano, figa. E mette in croce tutto il reparto qui. Looney, grandissima palla. Jesus Ferreira, che neanche a dirlo lo fa. Al 21esimo minuto, dopo un cioccolatino veramente di Rooney, che serve una palla stupenda. Comunque sia, raga, Rooney non sarà in formissima, non sarà quello che vi pare, ma il piede ce l'ha. Altro che di essere UE. Che campa di fisico, di prepotenza, si può dire. Qui grandissima palla in mezzo a due. E lui con un destro pieno, con un collo pieno, anzi. Freddo come al solito, la butta dentro. Altro gol di Jesus Ferreira, che si è svegliato tutto insieme, diciamo. Che sta segnando in tutte le partite in tutti i modi possibili, di testa, al volo,
Anzi, mi sa tipo il gol al volo, gli manca. Gli manca il gol al volo. Comunque, bene così, abbiamo sbloccato il match. L'importante era quello. Karic è molto bene. Si gira. Punta ancora l'uomo. Doppia finta. Se ne va Bakaric. Jesus Ferreira. Il miracolo del portiere. Non ci ho capito un cazzo lì. Su quello che è successo. Torei. Palla buona per Richie Towell. Towell vede. Dosella. Gran botta. Il portiere non riesce a bloccare. Proprio dritto per dritto ha tirato. Ognuno il cross troppo basso. Mettono fuori loro e se ne vanno con Hunter. Qui bello il lancio. Palla buona per Burns. Che ne se ne va Burns. Sterza. Vuole metterla, no. Southam in mezzo. Si gira. No. Mamma mia. Colpo di rene del portiere che la prende e la respinge. Bene qui. Palla buona per Touré che deve spingere su quella cazzo di fascia. Touré centralmente prova ad andare via. Palla buona per Towell che la mette per Rooney. 2-0, che azione, che gol! 2-0 al 61esimo minuto Rooney. Ancora in gol. Rivediamo, bella palla di Towell in mezzo e Rooney la stampa in rete. Finalmente ragazzi, Rooney si è ripreso completamente e sigla quindi il suo sesto gol in campionato. Ha fatto tre gol nelle ultime tre partite, l'equivalente di quello che ha fatto fino ad ora. Quindi molto bene, abbiamo ripreso un giocatore, riacciuffato un giocatore che vale praticamente come un acquisto. Raga, 3 minuti di recupero, teniamo la palla. Whitehead qui al lancio lungo. La prende, bravissimo Wagnoman. Poi la mette di testa per Bakaric. Addirittura abbiamo colpito di testa. Finisce qui, raga, 2-1 per il Selford. Partita, ma neanche troppo sofferta alla fine. Quel gol ci poteva mettere in difficoltà, non è stato così. Abbiamo portato a casa 3 punti che veramente ci portano all'ottavo risultato utile consecutivo. E non posso che fare veramente i complimenti ai miei ragazzi perché ci stanno e mi stanno dando tantissime soddisfazioni. Già è stato azzeccato. Il Coventry continua a vincere, il QPR continua a vincere. E niente quindi. Non c'è, e anche il Luton, non, raga, non c'è veramente possibilità. Rimaniamo lì. 52 punti. Il QPR non perde mai. Il Coventry ha gli stessi punti nostri. Bene, raga, dai. Questo episodio è stato come sempre positivo, cioè come sempre, è stato produttivo. E come al solito, ci vediamo in un prossimo episodio.